in collaborazione con Valsugana. A voi tutti il picoriale buongiorno, siete collegati in diretta con l'Italia, con Canazei, Valle di Fas, appuntamento con la storia, viene da dire con Dolomites, edizione numero 25, Nozze d'Argento, si dice in Italia, per lo sport, con questa tappa del Golden Trail by Salomon World Series, tappa italiana con 1100 atleti al via, partenza alle 8, quindi tra 15 minuti da ben 26 nazioni. Storia, leggenda, mito, tutto questo è Dolomites con più di 1100 atleti prossimi al via. E queste le immagini live intanto con l'aria dal parterre di gioco. Ecco qui c'è proprio il cuore pulsante, questo è il mondo di Salomon, l'aria. Sì, vedere questi atleti per noi è una grande emozione, per me è sempre un cercare di capire e un vedere com'è la passione, come noi, come Salomon, può aiutare e può supportare questi grandi atleti ad affrontare un'esperienza, un'avventura così importante. Sappiamo che questa gara è una gara che dal punto di vista tecnico è una gara molto esigente e vedere 1100 persone pronte per partire con una gran carica, con una grande forza, per me sicuramente è una grande emozione. Questa è la terza tappa del circuito Golden Trail World Series. Dopo Zigama e Zigori, mito, leggenda, Paesi Baschi, Chamonix, altro luogo mito per lo sport di fatica di montagna, la terza tappa quest'oggi in Italia, unica tappa italiana, poi le finali sì in Italia. Si diceva del circuito Golden Trail, sin qui l'hai anche a livello mondiale, Salomon con questo circuito veramente ha dato grande lustro a questo sport che ha tradizioni forti, ma con Salomon in questi anni un salto di qualità, questo va detto in maniera molto decisa, con sei tappe più le finali, Zigama e Zigori, Chamonix, adesso tocca a Canazei. Ecco, giustamente il circuito anche nazionale, le prime tre piazze danno poi diritto alle fasi finali, quindi alla finale, Golfo dell'Isola in terra ligure nella provincia di Savona. Qui intanto sullo schermo scorgono alcuni dei possibili papabili protagonisti, difficile a nostro avviso battere il record di Kilian Jornet al maschile. Davide Magnini purtroppo infortunato, ecco l'unico piccolo rimpianto in casa Salomon, Team Italia, Magnini con la pubalgia, quindi un Davide che deve stare tranquillo, tra un attimo sarà qui con noi. Non è facile tenere tranquillo Davide. No, perché è scatenato, tesissimo. Sappiamo che sta soffrendo tantissimo di questo momento di pausa che ha dovuto prendere, però noi siamo sicuri e gli auguriamo con tutto il cuore veramente di rimettersi sulla pista velocemente. Invitato anche in grafica Sofia Lockley, Manuel Merias, il petali più bassi, Sofia Lockley, atleta del team Salomon, stella anche nel mondo dello sci di fondo, tutto pronto per il via della Dolomites edizione 2023. Davide Magnini che mi raggiunge in studio, benvenuto Davide, le tue emozioni. Buongiorno a tutti. Sì, è veramente un piacere essere qua a commentare la mitica Sky Race. Piacere sì e no, nel senso che... Dai, ce lo facciamo piacere, visto che in questo periodo sono un po' fermo, ovviamente fa male al cuore non poter essere lì in mezzo. Ecco, un dettaglio, tutti senza bastoni, ma io sì invece con i bastoni in partenza. Ci avrei scommesso perché appunto è una sua caratteristica, è un classico, lui usa i bastoni ovunque, dove può, perché cammina molto forte. E anch'io più volte sono stato indeciso se prenderli fin dalla partenza, perché comunque le piste sono ripide. Partenza del mito, leggenda, Dolomites, il via alle 8 in punto, da 5 secondi sul tracciato, immagini e brividi nel cuore e sulla pelle di Davide Magnini al nostro fianco, la partenza, immagini fotoniche dalla partenza, ecco qui c'è la pancia, là davanti invece già il gruppo di testa sgranato, si va a mille proprio. Sì, si parte subito molto forte nel centro di Canazei proprio per prendere le prime posizioni e non farsi trovare in mezzo al gruppo tra le case e la salita parte comunque subito abbastanza tosta sulle piste di Canazei. Qui abbiamo il gruppo dei 1100 atleti, qui si costeggia il torrente e poi la discesa d'arrivo sull'altro versante qui della via. Una discesa che il più delle volte ha fatto la differenza, un tracciato selettivo per la vittoria, spesse volte non è detto che chi arriva in cima per primo e poi primo al traguardo, discesa che cambia le carte. Assolutamente d'accordo con te, l'ho visto anch'io sulla mia pelle lo scorso anno dove ho scollinato in terza posizione, anche staccato da due atleti fortissimi come Stian
e Petro Mamu, non ci avrei scommesso nemmeno io di poterli riprendere e passare e poi staccare in discesa, ma come hai detto tu questa discesa fa molta differenza. Il Marfino parte subito. Vediamo subito El Hasaoui che prova ad allungare con uno scatto non indifferente, e lo sappiamo in salita lui va molto molto forte e oggi ha deciso di rendere gara dura a tutti fin da subito. Ha fatto un'accelerazione che in pochissimi secondi ha staccato tutti di una decina di metri, quindi vediamo adesso come reagirà il gruppo, se lo lascerà fare o se proveranno ad inseguirlo, perché poi non bisogna lasciare troppo spazio ovviamente in questa salita. Situazione che reagiscono, d'altronde se lui va, ci prova, El Hasaoui ha questa strategia, paga dazio in discesa, diciamolo sottovoce. In salita si vuol vincere, non gli resta che l'allungo da subito, però è partito subito proprio. È un po' prestino, più che altro perché è una salita molto lunga e dal passo Pordoi arrivare alla Forcella diventa anche tecnica con tante rocce che diciamo scivolano sotto i piedi, quindi non è proprio il suo terreno migliore dove esprimere le sue caratteristiche, quindi vedremo cosa riesce a fare ad arrivare fino lì. Intanto abbiamo visto passare anche la prima donna in mezzo agli uomini che è lì davanti e ora vediamo anche la seconda. Questa è la coppia di testa con Stian Angermund di Maschi davanti, il marocchino El Hasaoui giusto dietro. Stian qui già a segno con due successi, 2018 e 2021-1.51 di quell'anno. Nebbia sul Pittsburgh si andò non in cima al Pittsburgh, ma appena sotto, quindi tempi più bassi, il pubblico a bordo strada, a bordo sentiero, con la coppiata che ti aspetti, Norvegia-Marocco, i due assieme, con le tue sensazioni, Davide, sull'azione, sulla corsa dei due. Ma come sempre si può vedere la tipica corsa di Stian, in cui sembra muovere molto le spalle, la testa, ma in realtà è il suo stile, la sua tecnica che, come ha dimostrato in questi ultimi anni, rende e sa fare grandi cose, mentre El Hasaoui, come avevamo detto in partenza, in salita sarebbe stato un avversario scomodo per Stian. Sono curioso appunto di vedere come gestiranno questo gap e come gestiranno la parte dal passo Pordoi fino alla Forcella, perché in questa prima fase erano gli atleti che pensavo avrebbero fatto le loro mosse fin da subito. Forse ecco, mi aspettavo anche un Robert Pencoy un po' più brillante e in testa insieme a questi due atleti, invece si è già un po' staccato, ma stanno andando veramente forte e appunto le pendenze su alcuni tratti come in questa parte sono molto molto ripide, molto dure, e questi due atleti sanno fare la differenza, stanno correndo veramente forte. Qui siamo sulla gara donne, là ti direi c'è Judith Vider, ma c'è anche per il team Salomon Sophia Lockley, se ho visto bene proprio. Eccola qui, sta arrivando. Poi vedremo il distacco alla Forcella Pordoi, avremo i tempi, forse c'è anche la terza donna che si avvicina, sì così è. Quindi terza donna al passaggio in 30 minuti. Eccola qua, Carina Carcinglio. E attenzione perché lei è atleta che fece una discesa stratosferica quando ci fu il podio, quindi Carsolio, occhio a lei, si arriva non lontana. Vider in discesa imbattibile forse, ma attenzione anche a Carina Carsolio. Per la cronaca la Svizzera non ha mai vinto qui in ambito maschile. L'Italia ha vinto 12 volte, 8 volte la Spagna al maschile, 2 la Norvegia, 1 la Colombia con Padova tanti anni fa, 1 la Slovenia con Mirka Kosselvili nel 2007. Al femminile 10 successi italiani, 5 della Spagna, segno 2 volte la Francia, 2 la Svezia, 2 la Svizzera, 2 la Gran Bretagna, un successo per Megan Kimmel. Quindi né Svizzera né Francia mai a segno al maschile, abbiamo un francese e uno svizzero in mezzo a loro, il norvegese Stian Angermund e il marocchino che vive in terra elvetica, El Hasaoui. Che non sia appunto oggi una prima volta per la Svizzera.
E intanto la copiata di testa torna a essere tale con full gas per il Gastian Angermund, con siamo sopra il passo Portoi, verso Forcella Portoi, il norvegese davanti, bellissima questa immagine con il marocchino che segue ruota qualche metro dietro. Abbiamo l'altra copia, Roberto De Lorenzi, svizzero del Team Brooks, con assieme a lui l'ottima gara di Frédéric Tranchant per il Team Scott Francia. Siamo sulla prima donna, Pic Pic, poi Mammut e poi Golfo dell'Isola, Trail Race, si torna in Italia, finali. Lì ti aspettiamo, spero di sì, insomma, pubalgia alle spalle, mi auguro. Lo spero, perché appunto a ottobre spero di averla più che risolta, di essere tornato in forma, poter correre senza dolori e fastidi. Il bello della diretta con Stian Angermund, con il marocchino che lo segue come un'ombra. Si diceva dunque del circuito, prossima tappa Sierra Zinal, poi tappa oltreoceano, il golfo dell'Isola Tele Race, quindi Trasportori, Nonoli, Bergeggi, Vezzi, il prologo giovedì 19 di ottobre le donne, il giorno dopo i maschi, 8 km di prologo, gara velocissima, e poi una 25 km sabato per le donne e domenica per i maschi con circuito, quindi vi attendiamo nella cornice magica della Liguria a ottobre, poi con la tranquillità, la bellezza di quei paesaggi a fil, non di cielo, questa volta. Intanto poi un passo il marocchino a fil di mare, ci si vede al golfo dell'Isola. Ma questo è l'intertempo di Preforcella, quindi tra un attimo dovremmo averlo anche in grafica, con il passaggio in questo istante in Preforcella, con il passaggio in un'ora, qualche istante poi il passaggio effettivo. Stian Angermund, Elusine El Azzawi, i due assieme, immagine che li vede con il tempo di un'ora, e vediamo quanti secondi un'ora è, 40 secondi al passaggio in Forcella. Esatto, quindi tempi leggermente superiori a quelli degli scorsi anni, però questi due atleti sanno correre molto forte e potrebbero recuperare questo gap sia in questa parte corribile, andare verso il Pitbull, che poi nella discesa. Con la prima donna che si avvicina al passaggio in Forcella Portoi, eccola qui, Judith Vider in immagine, fantastico lavoro anche della regia con Judith Vider, tempo 1:11:02. Attenzione, perché questo è un tempo di assoluto rilievo in questo passaggio. Diamo un occhio allo scorso anno ai tempi di passaggio donne, con lo scorso anno Martina Valmassoi qui in 1:15, Vasinova 2021 passò in 1:11, Vider sta andando a 1000 quest'oggi. È andata ancora più forte della Vasinova, quindi è un ottimo tempo, non vorrei che assisteremo a qualcosa di mitico anche sulla linea dell'arrivo a Canazzei. Come ti dicevo prima, ecco, vediamo queste macchie di neve in cui è facile sprofondare e bisogna stare molto attenti. Di solito qua si riesce a correre molto più forte e ovviamente in estate, dove rimangono queste macchie di neve come quest'anno, diciamo primaverili, è probabile, è facile anche incorrere in qualche storta. E intanto vediamo la seconda donna arrivare in Forcella Portoi del Team Salomon, Sofia Lockley, che sta salendo senza i bastoncini a differenza di Judith Vider, e Karina Carsoglio che sta avvicinando moltissimo Sofia e potrebbe anche sorpassarla, direi, nella discesa, visto che lei è fortissima nelle discese tecniche come questa qua della Dolomiti Sky Race. E intanto siamo tornati sulla testa della gara uomini con El Azzawi, che è in testa, segue Stian Angermund, e questa appunto è la parte più tecnica, dove bisogna afferrare anche queste corde fisse per aiutarsi a salire questi gradoni di roccia dolomitica. E intanto vediamo proprio a fil di cielo la capanna a Pitbull. Tra le donne, poi andiamo sul tempo al maschile, c'è la sorpresa del quinto posto, Dale Scarlett, la britannica, 1:15:50. Vi ricordo quello che andiamo sul tempo maschile, così lo annotiamo al passaggio con Elusine Stian Angermund, erano passati in 1:00:33, annotiamo questo tempo sulla tabella di passaggio, diciamo così, per capire anche la tempistica. I maschi erano leggermente sopra i tempi previsti di passaggio, tempi record al passaggio in Forcella. Sì, erano andati molto forte Stian e Petro Mamu, c'era questa sfida in salita tra loro due che
si spingevano molto forte, io ero dietro, soffrivo un po' di più, però poi nell'ultima parte mi ero avvicinato, avevo scollinato con 20 secondi rispetto a Petro Mamu e Stian, e ora adesso li vediamo passare proprio a Capanna Pitboe, come dicevi, tempi vicini all'ora e 19. Eccoli qua, Sam, il paradiso non lo conosciamo, però credo che ci assomigli parecchio a questa immagine qui. Qui c'è di tutto e di più, c'è la bellezza di questa regione, il Trentino Alto Adige, passaggio in questi istanti di Stian Angermund con Ella Zavi, 1.18.23, 1.18.23 sono saliti dunque in 18.10 dalla Forcella su, il rifornimento volante poi, e poi si vola in discesa. E qua ci si lancia tutta verso la valla, verso la Vallasties, questa prima parte di discesa tecnica dove ci sono dei gradini, delle scale di legno e poi un grosso ghiaione che porta fino al rifugio Boe, dove poi bisogna rilanciare. Intanto che ghiaione stanno facendo De Lorenzi e Tranchard, vicinissime comunque a 32, si sono avvicinati. E chi si sta avvicinando di più penso sia il quinto, Pattis, che lo vedevamo inquadrato prima. Non è ancora passato, non vediamo ancora il suo rilevamento in capanna, ma dovrebbe passare a breve e secondo me si sta riportando sui primi quattro corridori. Intanto Lazaui ha preso il lato. Lui ha in di provarci, il marocchino volante che sta facendo un garone, discesa all'attacco per colui che qui è salito già sul podio più volte, Elusine El Azawi, classe 92, Pini Mutant Racing, marocchino che vive in Terra Elvetica. Qui ha un personale di 2.02.54 nel 2019. Nel 2021 fu secondo, ma quest'oggi, un po' a sorpresa, ci prova. È come se ci prova in discesa. Ma attenzione con Sofia Lockley, che è lì vicinissima. Sofia Lockley adesso ha un ritardo di 16 soli secondi. E quindi si è avvicinata Sofia Lockley. Sono vicinissime la prima e la seconda donna, due miste in discesa sulla carta, Judith Vider, Karina Carsolio, Lockley è un po' un'incognita, tra virgolette, gara incerta, bellissimo epilogo della Dolomites, edizione del 25esimo, e poi tra qualche minuto andremo sulle telecamere in basso, che succede nella prova maschile, lo sapremo tra qualche minuto, qui intanto c'è sempre un po' di suspense, perché c'è una zona che piglia poco, diciamo, nella Vallasties esattamente non si riesce ad avere un collegamento per il live streaming, quindi abbiamo lasciato gli uomini con Ella Zawi in testa inseguito da Stian. Eccola qua la prima donna, Judith Wither, che sta scendendo, si sta avvicinando al rifugio Pitboe, vediamo se dietro si sono avvicinate le due inseguitrici, Sofia Lockley del team Salomon e Karina Carsoglio, ma Davide, non le vedo. Mi descrivi proprio la sua tecnica in discesa. La sua tecnica è semplicemente bella ed efficace, riesce a stare molto composta col busto, ma a muovere velocissimo le gambe, a non perdere troppo il contatto col terreno, perché su un sentiero così tecnico e roccioso bisogna stare attentissimo ad ogni passo. Ti faccio questa domanda, con la dote in discesa, è una dote naturale oppure con il tempo puoi affinarla? No, è proprio è qualcosa che hai di tuo, ma devi tenerlo allenato. Intanto qua la testa della gara con Ella Zawi, il marocchino. Ecco, la discesa da qui in poi, mi racconti che aspetta il marocchino da lì al traguardo? Questa fase c'è appunto un piccolo pezzo un po' più pianeggiante nella Vallasties per affrontare poi l'ultima parte molto ripida in cui ci sono stati dei lavori nel 2000, intanto è la Zawi che si rinfresca la faccia. La fatica democratica, lo è per tutti. E appunto da qua adesso ci sarà un'ultima parte in cui gli atleti devono affrontare questo pendio molto ripido. Ti direi che Pattis con Stian con forse, Stian. Esattamente, sì. E la Zawi si è voltato diverse volte, che vuol dire?
Vuol dire che sta controllando dietro che non lo prendano. Secondo me la paura più grande è questa, ma vedendo il distacco è sceso forte e non dovrebbe avere nessun problema. Sta facendo una discesa molto buona anche a livello di crono. Intanto vediamo Pattis. Abbiamo De Lorenzi, Pattis, Stian e il francese. Tutti e quattro molto vicini assieme e si marcheranno uno con l'altro per non perdere il contatto, e poi sarà sfida aperta nell'ultimo tratto. Intanto El Azzaoui ha preso il largo, non sembrerebbe molto infastidito da questo quartetto, che comunque segue a 40 secondi, direi, non di più. Sono comunque in 4, leggermente distanziato il francese. Direi una superlativa prova per Daniel Pattis, ragazzo talentuoso del Team Brooks. Con lui un ottimo Roberto De Lorenzi. Stian Angermund sta facendo il suo. Questo è l'ultimo ristoro prima della parte corribile della discesa, dove bisogna anche rilanciare un po', perché il sentiero in mezzo a questi prati risale leggermente. 1:50:47 è noto il tempo. Pian de Schiavaneis, ristoro per il marocchino El Azzaoui. La corsa mi sembra ancora bella veemente, e anche il passo. No, sta spingendo molto, è sceso fortissimo. Non vorrei che riesca ad agguantare il record, ma sarà difficile perché ci sono ancora 4 chilometri da qua arrivare all'arrivo. Siamo a 1:51, vorrebbe dire correre sotto i 3 al chilometro. È una cosa che lui può fare, ma difficilmente tu sarà un 2:02 al traguardo. Penso di sì, come un po' nel 2019, sarà intorno a quel tempo, 2:02-2:03. Gara donne con Judith Vidai, che in questa immagine è da sola al comando. Come da pronostico allungato sulle dirette inseguitrici, in discesa sta facendo la differenza, lo aveva fatto nel 2019 quando ha segnato il record, e anche oggi sta scendendo molto molto forte. Non si vede nessuno dietro, Sofia Lacli e Karina Carsoglio a questo punto sono più staccate rispetto al passaggio in cima al Pit Boy e poi al rifugio. Tra qualche minuto, vi direi un 6 minuti, il primo atleta al traguardo, quindi tempo intorno ai 2:02 al traguardo per un successo che storia con Elusine El Azzaoui, già due volte sul podio, una seconda, una terza piazza, ma il successo mai per lui. Quest'oggi forse sì, tra poco forse andrà via con il suo successo centrato al terzo tentativo. Adesso ultimo rettilineo per poi l'ultima svolta a destra e entrare nella piazza. Sentiamo anche in sottofondo la voce appunto degli speaker che lo accoglieranno. Eccolo qua che sta per raggiungere l'ultimo rettilineo e poi curva a destra secca per il successo che è storia, 25esima edizione. Mai un atleta africano aveva vinto qui. Sì, lui chiede l'applauso, nostro e vostro, c'è il trionfo. L'ultima curva in chiedo, è stra felice. È storia e leggenda, 25esima edizione, Dolomites. Eccolo Dolomites, qua, che sul rettilineo voglia finale. El Azzaoui, grandissimo. Vince lui. Team. La gioia infinita, trionfo nella 25esima edizione della Dolomites, targata Marocco, Team Pinemutan. Con Elusine El Azzaoui, è storia per lui, è stra felice. E intanto vediamo anche De Lorenzi in seconda piazza, mai avrei scommesso su di lui per un podio. E grandissimo l'elvetico italo-svizzero De Lorenzi, seguito dal francese Frédéric Trachard del Team Scott. Questo intanto è il podio, o meglio la top 5, con El Azzaoui che vince in 2:04:39, De Lorenzi è secondo, Brillante in 2:05:33, quindi Marocco poi la seconda piazza al traguardo. Eccola qua, ultima curva verso destra e rettilineo finale per tagliare il traguardo. Eccolo qui la chioma dell'elvetica del team Oka Red Bull, trionfo il terzo per lei sui sentieri delle Dolomiti, il trionfo di Jurt Vidai. Mocha Red Bull vince con il tempo finale di 2:24:24.
Seconda piazza, strafelice anche lei al traguardo, ha vinto Judith Vider del team Oka Red Bull. Seconda piazza brillante, la prova e il podio trovato al debutto a Canazei per Sofia Locli, sempre lì agganciata, ha lottato come una leonessa, alla fine lei chiude con la 41esima piazza. Piccolina ma tenace, felice per una terza piazza al traguardo, terza già qui nel 2021. Allora in 2.18, ma con tracciato accorciato, piccola breve linea, mastra, felice, Carina Carsolio, quindi podio finale con Judith Pinder, team Oka Red Bull, che vince in 2.24.24, Sofia Locke, team Salmon USA, 2.26.54, 2.30, terza, Carina Carsolio, Black Diamond, in 2.28.47, 4.23, podio Svizzera, Stati Uniti, Messico. Dopo diversi tentativi sono finalmente riuscito a salire sul gradino più alto di questa gara magnifica. Mi sono preparato per 2 mesi per questa sfida, provando anche il percorso in più di un'occasione. In Vallastie ho rotto gli indugi e ho guadagnato un vantaggio decisivo per giungere a braccia alzate al traguardo, accolto da un pubblico bellissimo. Terza vittoria alla Dolomites Run, sono davvero soddisfatta della mia performance e anche il mio allenatore mi ha fatto i complimenti. Per quanto riguarda il tempo, 2 ore e 24 minuti, lo trovo ottimo, anche perché in un paio di occasioni ho dovuto fermarmi e tornare indietro, perché avevo preso una direzione sbagliata. Delle mie 3 vittorie, la prima l'avevo conquistata un po' a sorpresa, la seconda a rientro da un infortunio, la terza con maturità. Diego Salvador, si chiude la 25esima edizione della Dolomites Run, un grande successo organizzativo. Anche quest'anno abbiamo portato a termine questa manifestazione, siamo super contenti per il riscontro che abbiamo ogni anno da tantissimi atleti, soprattutto quelli esteri, ma certamente anche quelli italiani. L'impegno per questa manifestazione diventa ogni anno più grande, perché la manifestazione continua a crescere, benché compia 25 anni, ha sempre un grande appeal sugli atleti di questa specialità. Per noi chiaramente l'impegno è tantissimo, ma tutto questo, tutti questi numeri e questo successo ci ripaga delle fatiche che facciamo non solo i giorni vicini alla gara, ma durante tutto l'anno. Ponte di legno, Tonale, Val di Fiemme, Peio. Risveglia i tuoi sensi. La primavera è nell'aria. Respira. Sei in Trentino. Salice, fatti di sport. Val Sugana, in collaborazione con Ponte di Legno, Tonale, Val di Fiemme, Peio.